Col campionato in vacanza in Serie C, il Teramo prepara le linee guida del mercato di gennaio, che servirà per appuntellare qualche ruolo, terzino sinistro e attaccante in primis, ma con ogni probabilità anche per ridisegnare le gerarchie in alcune zone del campo. L'indicazione arrivata dalla dirigenza è quella di aiutare i giovani a mettersi in mostra e aumentarne il minutaggio avuto in questa prima fase di torneo. Viero, Santoro, Piacentini, che è già titolare, e Minelli potrebbero vedere aumentare il loro utilizzo a svantaggio di qualche altro giocatore. Per quanto riguarda il mercato davanti, su Martignago c'è l'interesse di Molese e Gian Erminio. L'ex Pordenone Albissola non ha convinto in biancorosso. Nei prossimi giorni si potrà capire se arriverà un'offerta vera e propria oppure ci si limiterà solamente a dei sondaggi, anche considerando che Martignago ha ancora un anno e mezzo di contratto e per farlo partire ci sarà da trovare la formula per l'eventuale cessione. Resta in secondo piano l'eventuale scambio tra Cianci e Curiale per almeno un paio di motivi. L'attaccante del Catania ha 8 anni in più di Cianci, ha giocato più o meno il suo stesso numero di partite e ha segnato ancor meno, una rete Curiale, due Cianci. In più, per l'attaccante barese c'è il legame triennale con la società di Iachini, che permetterebbe solamente una partenza in prestito. In calo anche le possibilità di un ritorno di fiamma per Rocco Costantino, che seppur in uscita da Trieste ha parecchie richieste, senza considerare che ad anno nuovo Tedino potrà contare al 100% su quel Minelli che, tornato dall'infortunio, sembra adatto per interpretare il ruolo di ispiratore della punta. Ma se Bombaggi per ovvie ragioni è intoccabile, chi sarà eventualmente a fargli posto? A centrocampo, proprio per fare spazio ai ragazzi più giovani della Rosa, potrebbero aprirsi dei nuovi scenari. Viero dovrebbe avere più spesso un ruolo da titolare, ma se gioca lui, un perno come Arrigoni, capitano del Teramo, dovrebbe accomodarsi in panchina. Così come Santoro, che entrerebbe in competizione con Costa Ferreira, Mungo, Ilari, aspettando sempre il ritorno di Lasic. Insomma, in questi giorni sono state messe giù delle idee su che tipo di Teramo occorre nel 2020. Il primo posto è una chimera e allora tanto vale cercare il miglior piazzamento possibile nella griglia playoff, guardando anche al futuro tecnico e finanziario. Il resto lo farà il mercato fino a fine gennaio, quando il campionato sarà già ripartito da un pezzo e la seconda parte assomiglierà molto ad una lunghissima volata. 19 giornate in 3 mesi e mezzo, dal 12 gennaio al 26 aprile, ultima della regular season, con 3 turni di mercoledì. Il primo proprio il 22 gennaio per recuperare il turno prenatalizio saltato per lo sciopero, poi altri 2 infrasettimanali, il 26 febbraio e il 25 marzo.